Il Salmo 61 è una preghiera di fiducia, fa parte della terza raccolta della grande collezione del Salterio Davidico. È una preghiera di confidenza particolarmente intensa e ripete con insistenza la frase di apertura: solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. E poi ancora un ritornello che insiste sulla unicità di Dio come consolatore. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. Questa spiritualità fiduciale, espressa dai componimenti del Salterio Davidico, dice come il cuore dell'uomo inquieto, secondo l'espressione agostiniana, trovi riposo solo in Dio. Dio è il rifugio, è la salvezza dall'angoscia, dalla preoccupazione. Solo in Dio. La mia anima trova riposo solo quando può stare con il Signore, quando si fida di Lui, perché Lui è la rupe, la roccia, il baluardo solido. Il concetto di fede nel linguaggio biblico richiama proprio la solidità. Fede è sostanza, Dio è roccioso. L'uomo di fede non è uno che ha un'opinione, ma è una persona fondata, solida, stabile. La stabilità non viene dall'uomo, ma da Dio. E l'orante si rivolge agli avversari domandando loro: fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla? Io posso essere un muro cadente, cioè una parete vacillante, io sono instabile. E loro tramano di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna, con la bocca benedicono, ma nel loro cuore maledicono, sono falsi, ipocriti. Solo in Dio riposa l'anima mia. Quando mi confronto con la società, mi trovo in mezzo a una confusione drammatica, a situazioni ipocrite, false, a trame negative che cercano di farmi cadere. Invece, in Dio, l'anima mia riposa. La mia speranza viene da Lui. Lui solo è mia rupe, mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. E ripete con insistenza: in Dio è la mia salvezza, la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. Dopodiché questo orante diventa un maestro di spiritualità e si rivolge al popolo indirizzando una istruzione, prima al singolare, poi al plurale: confida sempre in Lui, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui, perché i figli di Adamo sono un soffio. Abele, figlio di Adamo, significa soffio. Evel, ricordiamo l'inizio famoso del Coelet: vanità delle vanità, tutto è vanità. Il termine vanità in ebraico è Abel, Ebel, indica il soffio. Tutto è come un soffio. I figli di Adamo, cioè tutti gli uomini, sono come Abele, cioè un soffio, una menzogna, un inganno. Sulla bilancia contano meno della polvere. Quindi, ecco l'istruzione al plurale: non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina. Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore, non illudetevi di essere forti per le vostre ricchezze. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Una parola che ha due sfumature: il potere appartiene a Dio, ma del Signore è la grazia. Il Signore comanda con la misericordia. E la misericordia concede il perdono e tuttavia fa giustizia secondo le sue opere. Dio ripaga ogni uomo. Questa è la grande idea di fondo: Dio è misericordioso e giusto. Questa è la roccia, solo in Lui
riposa l'anima mia. Solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia salvezza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme come muro cadente, come recinto che crolla? Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna. Con la bocca benedicono e maledicono nel loro cuore. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia speranza. Lui solo è mia rupe e mia salvezza, mia roccia di difesa. Non potrò vacillare. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio. Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini, insieme sulla bilancia, sono meno di un soffio. Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina, alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite. Il potere appartiene a Dio. Tua, Signore, è la grazia. Secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.